energia, fare un piano energetico a 50 anni, entro 2050. La politica deve essere una visione a due generazioni, non a due legislature. Bisogna sapere come tuo figlio, mio figlio, si muoverà fra 20 anni, fra 30 anni, che tipo di energia. Allora facciamo due righe, le leggi devono essere semplici, tornare a essere semplici. Due righe, si passerà dal petrolio alle energie rinnovabili in 20 anni, ma tutta l'energia dovrà essere prodotta in quel modo lì, tutta l'energia. E allora si fanno due leggi, due righe. Vai in Svizzera, se ti si rompe un frigorifero, lo porti in qualsiasi negozio. Il negozio chiama chi l'ha costruito ed è il costruttore che è responsabile. Da dove va a finire il frigorifero, le spese di discarica? E allora è chiaro che se io faccio un frigorifero, che io gli oneri di spesa di dove va a finire, lo faccio che non si rompe. Lo faccio che se si rompe riutilizzo i pezzi e in discarica ci va un terzo del frigorifero. Dobbiamo rivedere l'energia, consumare la metà di energia, consumare metà dei materiali, consumare metà della nostra vita per il lavoro. Sono questi gli scopi. Parlano di politica così in Germania e noi qui a morire, uno ci si ammazza perché perde il lavoro. Allora io ti do un sussidio, chiamalo come vuoi, un reddito di cittadinanza, perdi il lavoro, ti faccio vivere, stai a casa tua, e se, perché uno che perde il lavoro non ha più niente, diventa un disperato e diventa un delinquente, cosa vuoi che fai? Vai a vedere in Grecia cosa succede. In Grecia rapinano le banche e poi prendono i soldi e li distribuiscono ai greci. I greci entrano dentro i supermercati, prendono i prodotti e li distribuiscono agli altri greci. I contadini non ce la fanno più a distruggere per le quote del libero mercato dell'Unione Europea, frutta, verdura e pane lo distribuiscono ai greci. Il grande yogurt, il più grande yogurt, che i greci.